Cari amici, ben ritrovati, eventi del territorio, quest'oggi riparte da Valdobbiadene. Primo mercato completo dopo breakdown, la gente sta fluendo in maniera ordinata, seguendo quelle che sono le disposizioni del decreto ministeriale, quindi guanti, mascherine, disinfettante. Ai varchi sono stati creati dei posti di blocco dove la gente affluisce in maniera contingentata, posti blocco monitorati da Protezione Civile. Adesso faremo insieme a voi un giro per il mercato, intervistando e sentendo le voci di chi ci vive. Valdobbiadene, Roberto Rebellato, consigliere comunale del comune con delega al commercio. Roberto, il mercato finalmente a Valdobbiadene riparte con tutte le dovute precauzioni, pian pianino, ma qualcosa si sta già facendo. Sì, buongiorno. Finalmente siamo ripartiti. Dopo 2 mesi che eravamo a casa, il nostro comune fortunatamente, in previsione del nuovo decreto, aveva già anticipato quello che era l'ordinanza per la sicurezza e quindi ci ha fatto partire, a dispetto di altri comuni che ho sentito, cioè colleghi che comunque a oggi non cominciano il mercato perché hanno aspettato il decreto. Il decreto che adesso vedremo un attimo come e quanto ci limita, però la speranza è quella di farci lavorare, e anche il governo comunque dovrà fare la sua parte, perché comunque noi abbiamo sofferto. Abbiamo passato ancora prima i momenti non sospetti, eravamo già in un momento di crisi, non era felice per il commercio, in particolare per il settore moda, e comunque il governo deve fare la sua parte. Un grazie doveroso va fatto alla Protezione Civile, che anche oggi qui a Valdobbiadene ha delimitato con l'aiuto della polizia locale tutto il mercato, creando dei varchi ad hoc dove la gente entra in maniera calmierata con le dovute precauzioni. Sì, dobbiamo dare un plauso a queste associazioni. Io personalmente sono anche vicepresidente della mia Proloco del paese di Bigolino, e quindi capisco il sacrificio e la volontà che ci mettono, in particolare in questi 2 mesi di problemi che ci sono stati i vari comuni, e quindi loro sono sempre in prima fila, sono in prima fila anche gli alpini, e ringrazio molto, e comunque tutte le associazioni. E ringrazio comunque tanto la nostra amministrazione e il comune, perché comunque si sono sempre adoperati, sono sempre stati disponibili per i cittadini e per qualsiasi problematica. Alla fine siamo riusciti a passare il grande blocco e ci trovate tutti quanti al mercato, perché alla fine il mercato è di tutti e è bello quando ci sono tutte le bancarelle. E niente, aspettiamo, noi siamo qui apposta per darvi tutti i nostri prodotti migliori. La buona volontà ce l'abbiamo e l'abbiamo sempre messa. Ringraziamo anche il sindaco che ci ha permesso di fare il mercato nel periodo limitato all'alimentari. Il sindaco di Valdobbiadene è sempre, e la Protezione Civile sono impegnati, noi non siamo mai mancati e abbiamo visto anche una buona affluenza in ogni caso, anzi grazie ai vari social il sindaco riusciva a fare parecchia pubblicità e è sempre stato disponibile anche verso di noi. E più che altro si spera nella buona volontà della gente di frequentare i mercati e tornare un po' alle usanze di una volta, che comunque bene o male siamo cresciuti senza i centri commerciali, ma con le bancarelle come le nostre, come la mia. Quindi si può continuare con quella politica lì dove c'è ancora un rapporto molto umano, piuttosto dei centri commerciali dove sono numeri alla fine. Quindi per chiudere il servizio noi ti chiediamo a piena voce di dare un ben ritrovati a tutti i cittadini di Valdobbiadene e a tutti i tuoi colleghi commercianti. Noi vi aspettiamo e vi aspettiamo a braccia aperte. La pescheria della Marina è sempre pronta.
Io sono della ditta Parolin Leonardo e questo è il nostro primo mercato, perché lunedì scorso c'era brutto tempo, anche se avevamo la possibilità di venire non siamo venuti. Oggi finalmente è una bella giornata e si parte con molto entusiasmo. Vedo che anche la gente arriva volentieri, compra. Insomma, siamo abbastanza soddisfatti in questo momento, che le cose comincino a girare giuste, ecco. Però anche voi qualche sassolino nella scarpa ce l'avete da toglierlo, non sono state prese proprio decisioni congrue col vostro settore. Purtroppo no, perché considerando che il nostro articolo la vendita del nostro articolo si concentra tutto sui mesi primaverili, abbiamo perso 2 mesi completamente noi ambulanti. Si poteva lasciare aperto il mercato, la vendita, almeno come per la frutta e verdura, per i generi alimentari, per il nostro settore. Alla fine non credo che avrebbe fatto chissà che danno sotto il punto di vista sanitario, ecco. Buongiorno. Beh, finalmente abbiamo ripreso il mercato dopo 2 mesi di inattività. Devo fare un plauso al comune di Valdobbiadene che, nonostante le comunicazioni tardive, è riuscito a organizzare il mercato. E sembra abbastanza bene, stamattina vediamo un afflusso di gente quasi normale, e tutto è organizzato alla perfezione. Speriamo bene anche per gli altri mercati. Sicuramente qualche sassolino durante questo periodo di lockdown ti è stato messo nelle scarpe e quindi vuoi togliertelo. Cosa potrebbe essere migliorato? Beh, migliorato, ormai adesso l'importante è ripartire, perché come abbiamo visto aiuti economici dallo Stato non ne arrivano, perciò ci dobbiamo arrangiare. Io sono 2 mesi che sono a reddito zero e l'unica cosa che adesso mi resta è di lavorare e poter continuare a andare avanti, insomma, tutto qua. Qualche sassolina dopo 3 mesi di chiusura, speriamo nella positività, rispettando tutte le norme igienico-sanitarie, mascherina, guanti. Dobbiamo essere positivi a una buona ripartenza, ecco. Auguro a tutti un buon lavoro, anche ai miei colleghi, e un buon in bocca al lupo. Vi aspetto comunque qui al Bar Fiori insieme alle mie operatrici, di una buona colazione, un buon caffè, un buon cappuccino e una buona brioche artigianale. Vi aspettiamo. Come ha risposto la popolazione e il cliente alle nuove normative di distanziamento che devono essere tenute anche dentro il bar? Beh, ovviamente noi da dietro il banco dobbiamo educare un po' il cliente a questa nuova norma, però sono tutti bravi, rispettano le norme e hanno tutti voglia di ricominciare e di tornare in libertà, ecco, sempre nelle misure di sicurezza. Buongiorno, buongiorno. Finalmente siamo riusciti a ripartire. Spero che sia di buon auspicio per me e per tutti i colleghi, che la gente prenda fiducia e che tutto vada bene. Sicuramente va sì bene, però qualche sassolino nella scarpa lo devi togliere, non negarlo. Ce ne sarebbero più di qualcuno, però un'emergenza così di ampio raggio è difficile da contestare l'operato dei nostri politici, anche se non sono d'accordo in tante scelte. Però adesso è il momento di ripartire, quindi dobbiamo guardare avanti. Una domanda un po' piccante: le misure economiche sono bastate o cosa chiederesti di più se avessi davanti la telecamera al posto mio il primo ministro? Allora, noi siamo andati a zero, quindi avremo bisogno di aiuti concreti e subito. Non aspettare ancora e ancora e ancora, perché le partite IVA vanno avanti, le spese vanno avanti e quindi dovremo avere bisogno subito e concreto.
Un'ultima battuta, in doppia veste di amministratore comunale e di commerciante, un ben ritrovato a tutti i tuoi colleghi. Sì, io ringrazio, voglio dire che noi come ambulanti, come categoria ambulanti, siamo pronti, siamo preparati all'emergenza. Se vedete anche il mio banco, ma come tutti quelli dei colleghi, abbiamo tutti i dispositivi di sicurezza, abbiamo gli accessi d'entrata, l'accesso d'uscita e la transennatura perimetrale del banco, quindi noi siamo pronti, fateci lavorare.